Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il presidente della Giunta, Sergio Chiamparino, su richiesta delle opposizioni, è intervenuto in aula sulle ricadute della legge di stabilità sugli enti locali. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il piano sulla programmazione della rete scolastica per l'anno 2016-2017. Il documento fissa indirizzi e criteri generali per le scuole piemontesi e per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Andrea Piano, Partito Democratico. Positivo che vengono confermati tutti i criteri di salvaguardia anche dei piccoli plessi delle realtà montane o a marginalità geografica. Positiva la volontà di mantenere un canale di dialogo forte e di concertazione col sistema delle autonomie locali. Questa delibera vuole anche essere però il momento in cui si mettono in risalto alcune criticità che andranno discusse col governo, quindi col piano nazionale. Daniela Ruffino, Forza Italia. Il dimensionamento scolastico è un tema importantissimo, legato soprattutto alla numerosità dei comuni piemontesi, spesse volte piccoli, spesse volte montani, piccoli plessi che ovviamente sono la vita di questi centri, che chiediamo ovviamente vengano mantenuti. L'altro aspetto importantissimo è la parità di trattamento rispetto alle scuole paritarie, che sono tantissime. Oltre 50 aziende start parteciperanno il 20 e 21 novembre all'Ingotto Fiere al Verable Tech Torino, organizzata dagli studenti del Politecnico con la Consulta Giovani. È la prima fiera in Europa dedicata alle tecnologie indossabili. Alessandro, benvenuto, presidente Consulta Giovani. L'iniziativa delle tecnologie indossabili è considerata l'iniziativa più importante della Consulta regionale dei giovani, un po' perché tocca chiaramente il mondo giovanile, ma soprattutto tocca il mondo del lavoro, il mondo della ricerca. È una di quelle mode, come le tecnologie indossabili, che sono frutto di esperienza, di ricerca e di lavoro, e soprattutto quando viene questo tipo di esperienza dal mondo giovanile la riteniamo assolutamente importante e fondamentale. Un convegno e una mostra in Senato per ricordare, nel bicentenario della nascita, Antonio Michele Azzucco. Inventò l'omonima macchina per fonostenografare, che viene utilizzata ancora oggi in molte assemblee elettive per trascrivere gli interventi nel corso delle sedute. Presentata a Palazzo Lascaris la campagna Uniti contro lo spreco per la ridistribuzione delle eccedenze di cibo. Illustrati il progetto della Regione Una buona occasione e la recente legge regionale per il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.